Ore 18:30 precisi e puntuali come sempre con l'appuntamento di Gossip Mania. Ben ritrovati cari amici, eccoci qui per una nuova scoppiettante puntata, oggi puntata che parlerà soprattutto non solo di amore, ma di cose strane, possiamo dire cose genericamente un po' strane. Prima di presentarvi e introdurre i nostri temi, però ben ritrovata Elvira Vigliano. Ciao Alessia, ben ritrovata. Oggi puntata un po' particolare, devo Sì, dire. parleremo più che altro di tutti i disagi che avvengono nelle vite dei VIP, diciamo così. Esattamente, qualcuno subito, qualcuno invece subito da terzi, possiamo dire, ed anche subiti poi da se stessi, e ne parleremo poi in conclusione nei nostri argomenti. Iniziamo sempre con una notizia un po' più seria, possiamo dire, perché c'è anche una parte legale di tutta la vicenda, quindi possiamo dire che è molto seria, ed è stata una notizia molto molto chiacchierata nelle scorse ore e nei giorni scorsi. È quella che riguarda proprio Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi, che sono stati denunciati dai loro domestici per sfruttamento e lavoro irregolare. Si è parlato tantissimo di questa questione, sono emersi anche dei dettagli. Ovviamente poi in questi giorni c'è stata anche la risposta della nota coppia dello spettacolo e della TV italiana, però è una vicenda molto molto singolare, possiamo dire. Ma soprattutto è una figura proprio barbina quella che hanno fatto, perché insomma, quando si parla di VIP vogliamo capire la presenza di persone che ci aiutano, insomma, a portare avanti casa, famiglia e così via, però addirittura non pagare queste persone risulta poi essere una scena abbastanza triste, perché ogni lavoro, insomma, deve essere ben pagato e soprattutto non bisogna poi arrivare a questi scontri, perché ripulirsi poi la faccia e la coscienza in queste situazioni diventa un pochino difficile. Ne approfittare poi di persone che hanno bisogno ovviamente di lavorare perché evidentemente non riescono a portare avanti le proprie famiglie e la propria vita, anche perché se le cifre che sono emerse sono reali, effettivamente la figura è stata fatta per poche centinaia di euro, quindi non parliamo assolutamente di cifre astronomiche. Infatti era stato fatto inizialmente un contratto a questi collaboratori domestici di circa 800 euro, per poi passare a 500 euro in nero senza busta paga, senza essere stati messi poi a posto, come si dice in gergo, fino a poi cercare di evitare persino di effettuare il pagamento e quindi ogni tanto dare così questa somma di denaro ai collaboratori domestici, fortemente inferiore ovviamente a quella pattuita. Ci sono state poi, almeno come hanno denunciato gli stessi collaboratori domestici, delle minacce verbali da parte soprattutto di Enzo Paolo Turchi, e poi non ce l'hanno fatta più e quindi sono andati a denunciare l'accaduto. Il tutto è successo poi nella casa di Formello della nota coppia. Diciamo che non è che sia poi un disastro quello che hanno evidenziato i collaboratori domestici. Fatto sta che, insomma, hanno cercato di sopportare fin quando possibile e poi, insomma, sono scoppiati e hanno creato questo scandalo. Fatto sta che, insomma, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo dimostravano di essere delle persone molto umane, quindi questo Sì. comportamento, insomma, fa un pochino pensare. E soprattutto non si riesce a dare una spiegazione, probabilmente legato anche al periodo, essendo loro un po' lontani dagli schermi, siano andati forse in difficoltà, vogliamo dare questo beneficio del dubbio. Fatto sta che, insomma, se si va in difficoltà si può anche privarsi di determinati collaboratori. Se mettere le cose in chiaro sin da subito, la nostra possibilità è dare questo per queste ore, quindi poi non venir meno poi agli accordi. Ovviamente la coppia si è tutelata anche dal punto di vista legale, diffondendo una nota proprio da parte dei loro avvocati, dicendo che la realtà è emersa sui vari quotidiani, sui vari giornali e con le testimonianze dei collaboratori domestici non è assolutamente quella reale, è stata distorta, ci sono tante ricostruzioni fuorvianti.
e soprattutto anche loro agiranno in sede legale e vorranno giustizia per far chiarezza sulla vicenda e soprattutto, appunto, come hai detto anche tu, ripulire la loro immagine, che non ne sta uscendo sicuramente bene. Sicuramente li ritroveremo a Canale 5 da Barbara D'Urso, perché dovranno rispondere anche tramite i social a queste accuse che sono state fatte. Fatto sta che, insomma, mi metto anche nei panni dei collaboratori domestici, che ovviamente, trovandosi in questa situazione, poi forse l'unico modo per essere ascoltati era quello, insomma, di rendere pubblico poi quanto accaduto. E ovviamente, insomma, è un modo un po' particolare, però al giorno d'oggi funziona così, l'abbiamo visto. Se non lo metti sui social vuol dire che non è mai accaduto. È un po' la ruota che gira in questo modo. È vero, anche perché è sempre stato un buon modo di farsi giustizia, comunque raccontare tutto alla stampa o comunque agli organi di competenza ed anche ai social per mettere sotto i riflettori quanto accaduto. La coppia Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, è vero, ha sempre evidenziato un lato molto umano, la semplicità, l'essere genuini, ed è stata protagonista anche di una serie di interviste un po' particolari nel periodo Covid, tant'è vero, ricordo una delle ultime apparizioni, non solo per parlare di questa maternità, riprendendo un po' i temi anche di ieri, in età adulta della stessa coppia, ma hanno parlato anche che, particolarmente spaventati dal Covid, per lungo tempo sono come stati separati in casa, quindi non si lasciavano andare neanche ad effusioni, uno viveva da una parte della casa, l'altro dall'altra parte, non dormivano insieme, quindi hanno parlato di questa situazione anche al quanto paradossale, per poi ridarsi un bacino, diciamo, in diretta e cercare di chiarire così questa situazione. Poi ovviamente poteva essere tranquillamente una trovata pubblicitaria. Sicuramente, anche perché, insomma, quando si parla di conviventi alla fine condividono lo stesso tetto, quindi evitare situazioni del genere risulta abbastanza complicato. Fatto sta che, insomma, questa maternità pensavo che potesse dividerli, perché, insomma, sai, era una figlia molto voluta, sì. Però il tempo che passava faceva intendere che in realtà non ci potesse essere un momento, un epilogo così felice. Fatto sta che quando poi sono diventati genitori, fortunatamente si sono riuniti nuovamente e questo Covid ha cercato un pochino di spezzare questo equilibrio. Credo che da questo punto di vista sia semplicemente un modo per far parlare di sé, perché, insomma, non è che c'è molto da commentare al riguardo. Fatto sta che, insomma, è una situazione che hanno vissuto molte persone, quindi è anche comprensibile. Speriamo che si faccia chiarezza su questa annosa vicenda dei collaboratori domestici, ovviamente, e si possa arrivare a una soluzione. Noi intanto cambiamo argomento, perché ormai ne parliamo a giorni alterni, è l'uomo del momento, è l'uomo copertina, sì, possiamo dire, è un po' ovunque, è Tommaso Zorzi. Zorzi, insegnaci tu come fare a cambiare partner ogni giorno, ad avere questa schiera di corteggiatori, di persone che pendono dalle tue labbra, possiamo dire, persone che veramente non vedono l'ora di sentirsi con lo stesso Zorzi, fanno quasi a gara per conquistare il suo cuore. Diciamo che il suo modo di fare forse attira, è come se fosse una persona carismatica all'apparenza. Portafoglio, non lo so. Sì, celebrità potrebbe essere, però il suo carisma in apparenza sembra attirare tante persone. È stato anche criticato per l'ultima frequentazione, perché, insomma, è stato additato come un pedofilo, quando in realtà non è così, perché lui ha 26 anni e il ragazzo Tommaso Di Amici ne ha 20, quindi, insomma, si tratta effettivamente di pochi anni, però, insomma, è sbottato anche lui, perché queste continue accuse, questo puntare il dito contro di lui, lo hanno anche un pochino stancato. Il suo modo di fare sicuramente è come se attirasse tante persone del mondo dello spettacolo e non, semplicemente perché sedersi magari al tavolino con lui fa notizia in questo periodo, e quindi si sta circondando di tante persone e si sente anche un pochino la queen della situazione, perché credo che stia cavalcando un pochino il momento. La mia preoccupazione è quando questo momento finirà,
perché non lo vedo, diciamo, un ragazzo molto stabile dal punto di vista emotivo e quindi potrebbero esserci delle conseguenze abbastanza gravi, perché non sapere gestire queste situazioni, insomma, è una cosa che capita molto spesso, capita anche ad attori, a VIP che ormai girano sui set da tanti anni e quindi chissà nel suo caso cosa potrebbe accadere. Sì, infatti secondo me non ci sta marciando solo lui con le varie ospitate, nel farsi vedere comunque in luoghi molto noti di Milano, sempre con persone diverse, in atteggiamenti molto teneri, ma secondo me lui è comunque una persona molto fisica, quindi ci può stare l'abbraccio piuttosto che il tenersi per mano, ma secondo me stanno cavalcando l'onda anche questi personaggi, in particolar modo il personaggio del quale parleremo praticamente tra qualche secondo, anche perché abbiamo parlato nelle scorse settimane del primo amore, diciamo, nuovo amore, Leonardo. Poi sono uscite queste foto con Tommaso, il ballerino di Amici. Poi, ieri, è emerso che c'è persino un terzo contendente, che è anche alquanto insospettabile, perché parliamo di un ex corteggiatore di Maria De Filippi, di Uomini e Donne, Mariano Catanzaro, che ha dichiarato in realtà di non conoscere inizialmente Zorzi e dopo la sua esperienza al GF si sono iniziati a sentire, a scambiare messaggi e ora c'è questa amicizia speciale. Il tutto ovviamente dichiarato in un'intervista per far parlare di sé. Sì, anche perché ci eravamo un pochino dimenticati di lui, quindi non sapevamo che fine avesse fatto e il suo modo di fare, insomma, è sempre stato un pochino così, cavalcare l'onda del momento e magari legarsi a persone che in quel periodo erano sul piccolo schermo. Fatto sta che, insomma, io non credo a una parola di quello che lui ha detto, anche perché, insomma, approfittare anche della sessualità di un'altra persona e quindi strumentalizzare questa differenza è un problema molto grave. Lui ha sempre dimostrato di essere un uomo molto fisico, a cui piacevano le donne, il suo modo di fare era molto particolare, molto rude a volte, e questo prendersi gioco anche della sessualità di Zorzi mi preoccupa alquanto, perché il suo modo di fare è sempre stato un pochino particolare, non sappiamo fin quando dice la verità e soprattutto perché utilizza queste persone a suo piacimento. Anche secondo me è assolutamente una trovata da parte di Mariano Catanzaro per farsi pubblicità, individuato evidentemente in Zorzi l'uomo del momento, si stavano sentendo, ma anche per avere un aggancio semplicemente nel mondo dello spettacolo, per cercare di rientrare un po' nel giro, visto che poi è stato tutto fermo in questo anno e poco più, quindi magari poter cogliere al volo questa occasione, e se davvero fosse così ovviamente è una cosa molto molto brutta, ma anche perché nei giorni scorsi avevamo parlato poi di una conferma da parte dello stesso Zorzi della frequentazione con Tommaso il ballerino. Diciamo che mettere zizzania tra le coppie è una tecnica che funziona, perché quando si è il terzo incomodo si parla molto di questa persona. Credo che, insomma, la relazione, la frequentazione che c'è tra il Tommaso alla seconda sia sicuramente una relazione molto, molto genuina, almeno da quello che si percepisce. Il caso di Mariano Catanzaro, insomma, è semplicemente un'ultima trovata del momento, che però fa anche sorridere perché il suo modo di fare, insomma, è tipico, è come il lupo che perde il pelo ma non il vizio. Ha sempre questa voglia di volersi intromettere nelle storie e poi distruggere anche determinati rapporti. Sono molto curiosa di vedere o ascoltare la replica e la risposta, il commento di Tommaso Zorzi a tutto ciò, anche perché lui non ha peli sulla lingua, quindi ovviamente quando succede qualcosa subito commenta e subito ci fa conoscere il suo pensiero. Noi dobbiamo affrontare ancora due argomenti altrettanto particolari, quindi solito break pubblicitario e ritorniamo qui a Gossip Mania. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it.
e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ben ritrovati, eccoci qui dopo il nostro break pubblicitario. Abbiamo parlato di triangoli, quadrangoli ormai, non lo so, parallelepipedi, piramidi, i lati delle nostre figure geometriche aumentano sempre di più. Abbiamo parlato anche di problemi legali, di note coppie del mondo della TV e dello spettacolo. Ora ritorniamo al potere molto molto dannoso dei social. Ne parliamo spesso in tutte le sfaccettature per quanto riguarda l'autostima dei più giovani, per quanto riguarda l'idea di diventare famosi veramente con poco, l'idea che comunque basti postare un video per entrare nel circuito e soprattutto farsi conoscere per un talento che poi magari non esiste, per essere soltanto delle meteore, può essere dimenticati. Ma purtroppo c'è anche tanta cattiveria sugli stessi social network, infatti non solo gli haters ma anche coloro che si appropriano dell'identità soprattutto dei personaggi famosi per rovinarli e per metterli davvero in difficoltà. E questa è l'accusa di Alessia Marcuzzi, che ha parlato di situazioni che ormai vanno avanti da mesi, persino da anni, di tanti profili fake che le rubano l'identità, minacciano terze persone, minacciano persino lei, la contattano con frasi bruttissime, minacciandola anche di morte, e lei ha deciso di denunciare tutto, ovviamente non solo agli organi competenti, alla polizia postale, ma soprattutto far passare un messaggio importante. La sua persona è sempre stata oggetto di diverse accuse, minacce, soprattutto perché insomma è una persona, una donna che ha sempre dato, insomma, ne abbiamo parlato anche in diverse puntate di Gossip, un'immagine di sé molto pulita, nonostante insomma le storie d'amore possano iniziare e possano finire. Come diceva la mia nonna, tutto ciò che ha un principio ha una fine, quindi certo, è anche normale che una storia d'amore finisca. Però insomma quest'odio nei confronti del suo corpo e della sua mentalità, insomma, è stato sempre molto discusso. Per quanto riguarda il fisico, ha sempre fatto discutere il fatto che avesse un seno prorompente, anche il fatto di volerlo ridurre ha creato numerose polemiche. Per quanto riguarda invece il suo modo di pensare, forse la sua modernità, anche trasmessa poi ai figli, Tommaso e la piccola, Mia, ha dimostrato di avere insomma un modo anche di interpretare la vita molto open minded, quindi senza limiti da questo punto di vista. È vero, anche se ha gestito sempre bene tutte le situazioni, la famiglia allargata anche con Francesco Facchinetti, tutte le situazioni escono insieme, tutti insieme, con i nuovi compagni, i figli dei nuovi compagni, quindi veramente una famiglia, anzi tante famiglie super allargate, perché poi ognuno si è rifatto una vita con altri figli, però hanno sempre gestito benissimo la situazione. Con lo stesso Simone Inzaghi sono rimasti tutti in ottimi contatti, quindi soprattutto per il bene dei figli hanno saputo gestire bene la situazione e tenersi sempre lontani poi da altre chiacchiere, da altre polemiche, nonostante vengano indotte poi. Sì, forse questo dipende anche un pochino da come ci si innamora, da come finisce una storia. È un'idea che io ho sempre, un modo di fare che io ho sempre ammirato, perché purtroppo a me è capitato sempre il contrario. Fortunatamente non ho nessuna famiglia allargata, però quando finisce una storia c'è sempre un po' di amarezza ed è difficile poi mantenere rapporti buoni, perché da una delle due parti c'è sempre la voglia, sai, di chiudere il libro, non girare pagina e evitare poi anche di avere un rapporto civile. Quindi li ammiro, questi personaggi che riescono comunque a trovare un lato positivo nel rapporto. In questo caso ci sono dei figli, quindi chi meglio dei figli può essere un anello di congiunzione tra diverse persone? Quindi è semplicemente da ammirare, e forse nel caso di Facchinetti e di Inzaghi il loro modo anche di affrontare la vita e le relazioni è
sintomo anche di grande maturità. Che se ne dica, soprattutto su Facchinetti, che è stato molto criticato nell'ultimo periodo. È vero, poi ne dobbiamo anche parlare, perché sono personaggi sempre positivi anche per quanto riguarda il gossip, sia lui che la moglie, devo dire, sono molto carini insieme, nonostante poi siano molto diversi. Tornando sulla problematica principale, purtroppo è un problema che c'è non solo sui social, ma quando si parla di persone molto esposte tendono a rubare foto, a rubare profili, a fare profili fake e così ovviamente a dare vita anche a delle vere e proprie truffe con del merchandising, chiedendo dei soldi, bonifici, ed è tutto veramente veramente brutto. Ovviamente nel caso in cui si riesca a scoprire l'identità di queste persone o comunque a scovare tutti i profili fake, è bene sempre denunciare immediatamente, segnalarli, bloccarli, fare qualsiasi cosa in proprio possesso, diciamo. La cosa che mi stupisce è che, nonostante insomma le denunce che vengono fatte, sempre più persone cadono in queste trappole. È vero. Forse proprio perché attraverso la televisione si crea un legame con il conduttore, con i personaggi, e quindi insomma, sai, è come se ogni giorno quella persona facesse parte della tua vita per il pubblico, e quindi magari l'idea che ti possa contattare e chiedere aiuto è forse un desiderio recondito delle persone. Però è comunque importante capire che purtroppo queste cose non avvengono molto spesso, soprattutto perché se non siamo noi a metterci in contatto con loro, risulta difficile che loro possano dall'improvviso cercarci e chiederci una mano, insomma. Eh sì, infatti è molto molto improbabile. Quando nel caso dovesse accadere, è meglio ovviamente controllare bene tutti i profili, le eventuali fake news, le fonti, come diciamo noi ovviamente in sede giornalistica, e quindi mi raccomando, cercate di essere sempre attenti, soprattutto sui social, ma anche in ciò che pubblicate, perché lo ricordiamo, appunto, pubblicando è tutto pubblico. Sì. Quindi ogni foto può essere anche semplicemente screenshottata, quindi anche su Instagram c'è la funzione proprio per vedere quando le persone salvano le proprie foto piuttosto che gli screenshot, questo per far capire, diciamo, il potenziale anche negativo dello stesso social. Quindi lo fanno con noi persone normalissime, con noi tutti, figuriamoci con le persone famose. Sì, ormai siamo sui telefoni di tutti e hanno inventato anche su WhatsApp la crittografia, quindi insomma ci stiamo evolvendo dal punto di vista comunicativo in un mondo in cui effettivamente bisogna avere paura di dire qualsiasi cosa, quindi almeno se si è sinceri si può stare con la coscienza tranquilla. Sempre, vi racconto solo questa cosa, che essendo una curiosa proprio veramente a livelli estremi, praticamente una mia amica mi girò un documento su Telegram, che non era in mio possesso perché mai utilizzato Telegram, mai scaricato, che era uno spoiler di una serie TV che era visualizzabile esclusivamente su un gruppo su Telegram. Io, che ovviamente stavo morendo dalla curiosità, e la mia amica era andata a dormire, quindi non avevo modo di contattarla per farmi visualizzare questo documento spoiler del trailer di questa serie, ho dovuto scaricare Telegram per visualizzare esclusivamente quel documento. 3 minuti visualizzato il documento, ho dovuto cancellare Telegram perché lì poi c'è una privacy tutta diversa, tutta complicata. Sono andata in ansia, l'ho dovuto cancellare perché poi non uscivano i nomi delle persone, quindi veramente panico, proprio per farvi capire il potenziale di questi social e di tutti questi metodi particolari anche di comunicare. Sì, io credo che Telegram sia il mezzo più pericoloso che esista, perché è possibile rintracciare una persona anche semplicemente conoscendo il nome. Esatto. Quindi da qui non c'è privacy su Telegram, viene inserita automaticamente in gruppi e si creano poi anche dei gruppi relativi magari a stalking o addirittura a violenza sessuale. Quindi è un mezzo ancora più terribile, perché non vi è il controllo come accade ad esempio in altri social come WhatsApp, Instagram, sì, e così via. Sicuramente più esposti con numeri, ovviamente, con tanti altri riferimenti. Cambiamo ancora argomento, perché l'ultimo argomento è ugualmente molto molto particolare. Ne abbiamo parlato anche nei mesi scorsi, poiché è stata protagonista di una serie di film documentari proprio per parlare della sua vita,
del suo cambiamento, della sua rinascita, parliamo di Demi Lovato, che è stata protagonista di un ennesimo video nel quale si è raccontata ancora una volta ai suoi fan, dichiarando che lei ha capito di essere non binaria. Cioè, nel senso, spieghiamo questa cosa, perché ovviamente non siamo tutti... in stanzione, non ci sono riferimenti. No, no, assolutamente no, non ancora, non siamo in partenza, non siamo in stanzione, non sono binari. Semplicemente lei non si vuole accostare ad un genere in particolare, quindi né a lei né a lui, né al femminile né al maschile, ma appunto si apre ad una pluralità di generi. Proprio per questo io non sapevo che c'è stata un'evoluzione dell'LGBT, che è diventato, e lo devo leggere perché è lunghissimo, LGBTQIA+. Perché più comprende tutto il resto del mondo, cioè sì. Chi non riesce a inserirsi in una delle sottocategorie, che sono anche quella dell'A per esempio, e degli asessuati, quindi coloro che non hanno attrazione verso nessun genere e così via, se proprio diciamo non ci si rientra in nessuna categoria, c'è il più che comprende tutte le altre, anche sì. Quelle diciamo personale, quindi quelle del momento. E quindi lei preferisce non essere accostata né a lei né a lui, ma a loro. A loro, pronome loro. Pronome loro, sì. Allora, questa cosa mi manda un pochino in confusione, perché io ho fatto degli studi, insomma, studiando lingue, ho effettuato una serie di ricerche anche per quanto riguarda le comunità LGBT. Da questo punto di vista, insomma, la storia di questo movimento è fondamentale da conoscere, perché ti aiuta anche a comprendere quali sono state le lotte. Certo. Quelle del passato sicuramente risalgono addirittura al triangolo rosa del periodo nazista, quindi insomma c'è una storia dietro alle spalle che è molto importante. Il problema è che oggi si nascondono dietro questa comunità tante altre persone, portando avanti delle lotte che sono un pochino diverse, e questo crea anche un pochino di confusione poi magari in chi si, magari semplicemente ascoltando o leggendo un telegiornale può insomma non capire appieno che cosa sta succedendo. Fatto sta che insomma il mondo si evolve così come la lingua, e da questo punto di vista insomma Demi Lovato ha sempre un pochino strumentalizzato qualsiasi argomento, ha fatto della sua vita un telefilm, non un film, ed è una tecnica molto comune poi tra i rappresentanti dello spettacolo, però addirittura definirsi come una non binaria mi sembra un pochino troppo, perché le sue esperienze di vita dimostrano come in realtà era un po' do coglio coglio il suo motto di vita. Quindi insomma forse è arrivata ad un punto in cui vuole provare qualcosa di nuovo, seppur giovanissima, perché in realtà nonostante il suo aspetto, che è molto provato a seguito poi dell'uso di stupefacenti, è comunque giovanissima. Sì, devo dire la verità, infatti nell'ultimo video che ha pubblicato proprio per parlare di questa questione non l'ho vista bene, no. L'ho vista di nuovo molto provata, nonostante questo sorriso smagliante che poi l'ha sempre accompagnata, però l'ho vista molto provata proprio nell'espressione, negli occhi, un po' come era anche negli anni passati, anche ciò che ha detto, che potrebbe essere poi anche un messaggio importante, nel senso sto facendo questo percorso, io mi sento di aprirmi ad una pluralità di significati di ciò che voglio e ciò che mi sento di essere, però sicuramente, diciamo, dati i trascorsi e data la modalità che ha utilizzato, il messaggio passa in una maniera diversa, ma soprattutto passa nuovamente il messaggio che purtroppo non è una persona serena con se stessa, ancora una volta. No, è come se stesse vivendo quel periodo di confusione che un po' tutti vivono nell'età adolescenziale, in cui, sai, ci si approccia effettivamente all'altro sesso e si cerca di capire se quello che si sente è reale oppure no, se soprattutto si sta bene con se stessi. Probabilmente la sua crescita è stata molto lenta, quindi è come se fosse arrivata a questa consapevolezza soltanto oggi, pur avendo 25-26 anni, quindi insomma è anche un pochino tardino identificarsi con un pronome diverso. Fatto sta che insomma non l'avevo mai sentita, questa è una novità, identificarsi non con lui o lei ma con loro, è una novità, risale anche un pochino alla bipolarità
popolarità. Esatto, lo stavo per dire anche io, cioè mi ricorda più quello più che altro appena ho letto la notizia, che poi ovviamente ha suscitato tantissime critiche proprio per questa cosa del pronome in particolar modo, insomma, perché realmente è come se si volesse spostare l'attenzione da una problematica, da un qualcosa che esiste davvero, appunto, sull'importanza di una comunità e dell'espressione libera di ciò che si è, di ciò che si vuole amare, piuttosto che dei problemi di altro genere, possiamo dire. Sì, anche perché insomma è un, credo che non abbia proprio a che fare con la sessualità, sì, o con addirittura le questioni di genere, credo che semplicemente sia una molteplicità di personalità che confluiscono in un'unica persona, quindi forse questo potrebbe essere anche un suo grido d'aiuto e speriamo che venga colto, perché insomma la situazione sta degenerando e credo che c'è bisogno di intervenire. Speriamo davvero, perché ha bisogno di tanta tanta serenità, è stata male, ha rischiato la vita più volte, quindi veramente proprio perché è così giovane poi ha bisogno di un periodo di serenità e di stare ovviamente bene prima con se stessa e poi con gli altri, anche con loro ovviamente. Sì, con tutti, esatto, con tutti, con lei, con lui e loro ovviamente. Noi siamo in chiusura, grazie mille Elvira come sempre. Grazie Alessia. E vi aspettiamo domani, sempre ore 18:30, Gossip Mania qui su Teleprima. A domani!